Due giorni di iniziative di Social Cuba assieme alla CGIL, oggi al Parco della Scienza, ieri insomma altre iniziative, incontri in comune, è un'iniziativa che voi comunque fate per i bambini di Cuba, ecco, Lancione, ce la spieghi? Sì, è un'iniziativa che va avanti oramai da 20 anni. Sono progetti che noi sviluppiamo come Social Cuba con il Ministero dell'Educazione cubana e che oggi arriva, porta a termine la quinta edizione di uno dei progetti dell'associazione, che è Unto Se Puede, per l'invio di un container con materiale didattico, cartoleria, giocattoli, abbigliamento sportivo, attrezzature in generale. Oggi doveva essere la giornata conclusiva, sarà la giornata conclusiva di questa visita dell'ambasciatore, che però non ha avuto la possibilità di partecipare perché ha avuto un problema di salute, però ha inviato la consigliera commerciale, che ieri mattina ha incontrato il sindaco. Poi siamo stati ospiti della prefettura, che ci ha accolto in maniera entusiasmante. Ieri pomeriggio siamo stati alla CGIL per spiegare meglio il progetto, che in realtà è fatto in collaborazione con la CGIL, Social Cuba e CGIL. Ieri sera c'è stata una cena sociale per tentare di reperire qualche soldo per inviare questo container, perché i costi della spedizione sono lievitati in modo esagerato. Oggi c'è l'incontro istituzionale al Parco della Scienza con le autorità politiche, religiose e con i maggiori enti della città. C'è questo confronto, a me sembra bellissimo, perché non credo che sia mai successo a Teramo di avere una situazione di questo tipo. E di parlare insomma anche delle problematiche E che di parlare vive delle problematiche Cuba di da Cuba, anni, di parlare però. delle problematiche di Cuba, che in questo momento sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua Si sono storia. aggravate queste Sono problematiche. aggravate perché c'è stato il problema della pandemia, che in qualche modo ha bloccato il turismo, che è la maggiore fonte di ricchezza dell'isola. C'è stato il problema della guerra, che ha fatto lievitare i prezzi a dismisura. C'è il problema, forse quello più importante, che è del blocco economico e finanziario delle imposte degli Stati Uniti, e questo è un momento Duro. veramente, veramente duro, ma Cuba ha visto di peggio e io penso che riuscirà, attraverso la solidarietà, attraverso l'impegno del popolo cubano, attraverso la voglia di rialzarsi, di tornare ad essere quella che era, un paese libero. Ce la faranno, sono sicuro che ce la faranno. C'è un problema anche di salute in questo momento relativo ai vaccini, al Covid, No, c'è a Cuba stato. il vaccino, certo, la guerra alla pandemia, la guerra Covid non è una guerra vinta in nessun paese del mondo. Stiamo lottando noi come lottano loro. Cuba si è trovata in una situazione forse di vantaggio rispetto a noi, perché mentre noi stavamo rincorrendo dei vaccini costruiti dalle industrie farmaceutiche, loro si erano già attrezzati. Si capisce come, fatto sta che avevano già 5 proposte di vaccino, di cui 3 poi sono state approvate, e hanno vaccinato in brevissimo tempo, con 4 dosi, praticamente le nostre, oltre il 90% della popolazione. Hanno trovato un problema e uno stop all'attività nella prima fase, perché non riuscivano a reperire le siringhe. E anche qui Social Cuba ha dato una mano attraverso una donazione che a noi è stata, abbiamo fatto da tramite, la Pentaperte di Campli ci ha donato le siringhe e noi le abbiamo inviate a Cuba. La guerra al virus è una guerra aperta, non è vinta qui, non è vinta a Cuba, però la situazione è estremamente tranquilla come da noi. Che futuro per quest'isola comunque, al di là di queste iniziative comunque encomiabili Il futuro dell'isola è un dell'associazione? futuro che passa attraverso, forse attraverso una frase di Giampaolo II, che quando Giovanni Paolo II, chiedo scusa, Giovanni Paolo II, che quando è stato a Cuba ha incontrato Fidel Castro, è uscito dicendo: Cuba si apre al mondo, ma il mondo si apre a Cuba. Cuba si è aperto al mondo da sempre, perché Cuba ha un livello di
possiamo dire, di anche distruzione? No, no, Cuba ha un livello di solidarietà verso i paesi del terzo mondo, i paesi dell'Africa, paesi per assurdo più poveri di Cuba, che io penso non ha paragone in nessun posto del mondo. Se si pensa che i medici cubani interagiscono in tutte le catastrofi nazionali, di tutte le emergenze di qualunque tipo, terremoto, maremoti, problemi legati al cambiamento climatico in tutti i paesi del mondo, significa che Cuba si è già aperta al mondo. Ora c'è bisogno che il mondo si apra a Cuba, ma soprattutto che gli Stati Uniti capiscano che non è più tempo di mantenere questo blocco. Meno di un mese fa c'è stata una risoluzione all'ONU, la trentesima, in cui l'ONU per la quasi totalità ha votato contro il mantenimento del blocco. Hanno votato contro solamente due paesi, Stati Uniti e Israele. Si sono astenuti il Brasile di Bolsonaro e l'Ucraina. Quindi il mondo si è aperto, ma gli Stati Uniti devono togliere il blocco.